Ansa Voice Stories, il racconto della settimana. Giovani e organizzazioni non governative. Siamo abituati a trattarli molto spesso come delle entità generiche e indistinte soprattutto. Con i giovani è un errore che viene commesso da diversi decenni. Più di recente con le organizzazioni non governative, perché sono state anche loro malgrado protagoniste della cronaca, soprattutto in relazione alla vicenda del fenomeno dell'immigrazione. Ora abbiamo l'opportunità di capire un po' meglio, diciamo, e di capire anche un po' di altro, oltre a quello che riguarda il fenomeno dell'immigrazione, di cosa fanno nel mondo le organizzazioni non governative e come la categoria dei cosiddetti giovani nei singoli casi contribuisce a questo tipo di lavoro. È con noi e ci parla dalla Repubblica Democratica del Congo Giovanni Volpe, che appartiene appunto all'organizzazione non governativa Still I Rise. Giovanni, salve, come stai? Ciao Massimo, tutto bene, grazie dell'invito. Figurati, grazie a te. Intanto spiegaci brevemente cosa fa Still I Rise e qual è il tuo ruolo lì all'interno. Allora, Still I Rise è un'organizzazione non governativa, non a scopo di lucro, indipendente, che si occupa di educazione, detto in poche parole. Quando dico che si occupa di educazione, intendo che la nostra missione è appunto quella di portare il migliore modello educativo possibile ai bambini più vulnerabili nelle zone di crisi del mondo. Ed è per questo che interveniamo in contesti come, hai detto bene, la Repubblica Democratica del Congo, ma siamo anche presenti in Grecia, in Kenya, in Siria e in Turchia, intervenendo appunto su diverse crisi, che possono essere crisi di migrazione, crisi di guerra, quindi di internally displaced, no? I migranti interni, ma anche zone come quella di Kolwezi, dove il lavoro minorile è appunto il problema sociale che noi attacchiamo, dove ci sono schiere di bambini coinvolti nel lavoro minorile per l'estrazione del cobalto e del rame nelle miniere. Ecco Giovanni, prima di arrivare allo specifico della tua attività lì a Kolwezi, ti volevo solo chiedere ancora un momento del tuo percorso, cioè tu come sei arrivato a questo, cioè come sei finito a volerti interessare di questi temi, a voler partecipare attivamente ad un'operazione di questo tipo? Hai fatto, che tipo di studi hai fatto e come ci sei arrivato? Ah certo, allora io all'interno dell'organizzazione ricopro il ruolo di operations manager, quindi sono, ho dovuto ritagliare il manager delle operazioni, sono nello specifico la persona che si occupa della creazione e del monitoraggio dei nuovi progetti. Sono arrivato all'interno di Still I Rise senza necessariamente cercarlo. Io ho una formazione piuttosto internazionale, ho studiato, insomma, ho fatto la scuola pubblica italiana, poi mi sono sempre stato interessato dall'estero, ho voluto trasferirmi in Francia quando avevo 18 anni, ho avuto varie esperienze in altri paesi, ho vissuto negli Stati Uniti e poi ho studiato diritto, ecco, ho scelto il diritto come specializzazione, quindi sono di formazione giurista e mi preparavo in realtà una carriera in studi legali, nel contenzioso commerciale, quindi qualcosa che non ha nulla a che vedere. E poi ho avuto un'esperienza di volontariato appena prima di iniziare a lavorare, appena prima di iniziare il praticantato in uno studio legale, ho passato appunto 6 settimane con Still I Rise nel progetto in Grecia, dove abbiamo appunto una scuola informale che accoglie bambini profughi provenienti dall'Afghanistan, dalla Siria, che cercano asilo in Europa. E da quell'esperienza sono sempre stato coinvolto, poi da lì con Still I Rise, insomma. Senti, la scuola di Kolwezi, ti chiedo, oltre al fatto che abbiamo continuato a usare l'espressione giovane, ma non ti ho chiesto quanti anni hai. 25. Ok. Dicevo, la scuola si chiama Pamoja. Che cosa significa? Allora, Pamoja significa in Kiswahili, significa insieme. È il nome che noi affidiamo a tutte le nostre scuole di emergenza, cioè le scuole che intervengono in contesti appunto emergenziali, come può essere la Siria, come può essere
alla frontiera con la Siria della Turchia, la Grecia anche qui in Congo. E significa insieme perché appunto vogliamo, attraverso la nostra scuola, vogliamo creare una comunità, vogliamo dare un senso di comunità, un senso di sicurezza ai nostri studenti, che alla fine sono gli ultimi beneficiari, tra virgolette, anche se non ci piace usare questo termine, dei nostri servizi. Tu hai detto che è un'organizzazione non governativa che si occupa essenzialmente di crisi educative, per così dire. Il range dell'età di cui vi occupate qual è? Innanzitutto bisogna dire che dipende dal contesto in cui operiamo. Qui in Congo, alla nostra scuola di emergenza, a Famoggia appunto, ci occupiamo di bambini che hanno dai 9 ai 14 anni. E la nostra scuola è una scuola che permette, si chiama tecnicamente centro di recupero scolastico. Sì. Quindi è una scuola che permette in circa 3 anni, 2 o 3 anni, a seconda dell'età e il percorso del bambino, di recuperare tutti gli anni persi a causa della descolarizzazione o della non scolarizzazione. Ecco, quindi qui ci occupiamo di bambini, come anticipavo, che lavorano in miniera, quindi che sono stati estratti da noi, dalle miniere proprio, sono stati identificati nelle miniere e invitati a scuola, quindi bambini che non sono stati esposti per nulla a un contesto scolastico strutturato. Giovanni, ma voi li recuperate dalle miniere, ma questo vuol dire che loro vengono a scuola e non continuano anche a lavorare o continuano anche a lavorare? No, l'idea del modello educativo è che la miniera e la scuola si escludano, quindi nel momento in cui il bambino ottiene l'accesso alla scuola, diventa quindi uno studente, diventa regolarmente iscritto, non accederà più al lavoro minorile. Ecco, questo anche perché l'idea è anche un intervento olistico, nel senso che noi non ci limitiamo qui in Congo semplicemente a offrire educazione, offriamo anche supporto alle famiglie di carattere alimentare, di carattere sanitario. L'idea è quella di eliminare alla radice tutte le cause che spingono una famiglia a inviare il proprio figlio in miniera. Questa era la mia domanda, perché mi chiedevo, lo fate con il consenso della famiglia? Se sì, per poterlo fare con il consenso della famiglia, siccome immagino che la famiglia mandi a lavorare questi bambini in miniera per gravi necessità, è ovvio che bisogna anche cercare di sopperire a queste necessità in qualche altro modo. Assolutamente, l'intervento non può che essere appunto globale, deve prendere il problema in tutta la sua globalità, e questo include anche dare un supporto in un certo senso economico alle famiglie attraverso la distribuzione di pacchi alimentari che sono concepiti per poter coprire i bisogni alimentari di una famiglia per un mese, ma anche di supporto sanitario. Per esempio farmaci, oppure parlo qui in Congo, la malaria, ecco, la malaria è una malattia endemica che colpisce praticamente tutta la popolazione. E molti, vedendo questo tipo di cose dall'esterno, tendenzialmente si chiedono sempre due cose, no? Naturalmente come si finanzia un'organizzazione non governativa, questo poi lo puoi dire sinteticamente. L'altra cosa è, questa è la parte del vostro intervento. Tu stesso dici in 2 o 3 anni loro recuperano. Finito questo però, che cosa succede? Cioè, com'è possibile? Perché poi dopo, finito questo, siamo sempre nella Repubblica Democratica del Congo con una famiglia che evidentemente ha delle difficoltà di sostentamento. Quindi che cosa succede dopo? Cosa possono fare questi ragazzini? Quanto vengono effettivamente recuperati e quanto effettivamente hanno la possibilità di un futuro un po' diverso? Certo, allora faccio un passo indietro sulla questione dei finanziamenti, che penso che sia importante. Stile Rise è un'organizzazione, come dicevo inizialmente, indipendente, nel senso che si alimenta con fondi di privati, quindi noi quello che pensiamo sia diverso in noi è anche questo, il fatto che come organizzazione non solo ci alimentiamo con fondi di donazioni private di cittadini comuni, ma anche attivamente rifiutiamo fondi che provengono da istituzioni governative o paragovernative come l'Unione Europea, le Nazioni Unite. Questa posizione che prendiamo è volta a preservare anche la nostra indipendenza e a poterci dare autonomia
operativa. Per quanto invece riguarda la domanda, che penso sia molto puntuale, su cosa fanno questi bambini dopo il percorso che offriamo, effettivamente noi investiamo anche sulla sostenibilità del nostro progetto, nel senso che al termine, in ogni progetto devo dire che questa sostenibilità si declina in modo diverso. Qui in Congo quello che succederà alla fine dei 3 anni è che gli studenti non avranno semplicemente frequentato un centro giovanile, avranno frequentato un centro di recupero scolastico riconosciuto dallo Stato che li accredita con un diploma, con un certificato. Sì. Questo certificato permette loro di entrare, quindi di rientrare nel sistema educativo congolese con una passerella che li porta direttamente nel sistema di scuola secondaria. A quel punto Stile Rise interverrà anche in quel frangente con delle sponsorizzazioni che andranno ad aiutare lo studente appunto a continuare il proprio percorso scolastico. Noi crediamo anche nella continuazione di questo percorso. Ok, quindi in sostanza la risposta alla mia domanda è che l'organizzazione continua, diciamo, a proteggere, se possiamo usare questo termine, il ragazzo per permettere, il ragazzo e la famiglia evidentemente, per potergli permettere di proseguire anche un cammino scolastico fino ai livelli più alti, in un certo senso, no? Più alti, assolutamente. L'idea è quella di poter assicurare una durabilità. Okay. E quindi questo ci imporrà anche di sviluppare dei partenariati che alcuni sono già embrionali o comunque già in divenire, partenariati con istituzioni che poi prenderanno i nostri studenti e continueranno il percorso qui in Congo. In Kenya invece è diverso, la nostra scuola di Nairobi è una scuola che offre un percorso di 7 anni, alla fine del quale il diploma conferito è molto prestigioso e permette un accesso molto più facile alle università. Ok, senti Giovanni, no, ti ringraziamo per queste informazioni, perché effettivamente è molto interessante. Poi queste sono realtà che difficilmente, ripeto, come sai benissimo, i titoli della cronaca, nei titoli della cronaca dell'ONG ci capitano sempre per altri motivi, e forse la maggior parte delle persone non sa esattamente che cosa fanno poi concretamente i giovani che come te contribuiscono a questo tipo di lavoro. E quindi volevo chiederti, per chiudere, cosa farai tu invece dopo? Cioè, di quello che hai detto all'inizio, quindi degli studi in diritto commerciale o quello che doveva essere, cioè come andrà a finire? Che cosa ti porti anche di questa esperienza, se te lo porti, o invece se continuerai e questa magari sarà stata una parentesi, per quanto ricca, per quanto interessante? Questa è una domanda che mi dà molto da pensare. Che mi dà molto da pensare anche in questo momento. Una cosa che so per certo è che questa non può essere una semplice parentesi, nel senso che queste sono esperienze che mi porterò dietro tutta la vita, che mi hanno permesso di vivere ed essere esposto a dei contesti a cui poche persone possono vantare la stessa esposizione. Ho potuto vivere in Kenya, ho potuto vivere a Kolwezi, in Congo. Durante quest'anno cominceremo l'espansione in America Latina con la nostra scuola internazionale a Bogotà, il cui lavoro preparatorio dovrebbe cominciare a breve, per cui ecco, è un'esperienza di vita che sicuramente mi porterò dietro e che ha senza dubbio modificato la mia traiettoria. Una cosa che non so forse cosa diventerò Nel dettaglio, però so cosa non diventerò, ecco. Senti Giovanni, allora grazie del tuo contributo e soprattutto quindi in bocca al lupo per il futuro. Crepi il lupo, grazie a te.